Salve a tutti, una location davvero particolare per questo approfondimento di Rete 8 dedicato ai giochi del mare. Siamo in spiaggia, nel campo dove fino a qualche minuto fa si sono disputate gare di rugby e di beach volley. Con me per parlare di questo grande evento sportivo, ma non solo, c'è il sindaco Francesco Menna, buonasera. Buonasera a voi tutti, grazie. C'è il presidente Claudio Matteoli, presidente del FIPSAS. E c'è Antonello Passacantando, che è il responsabile regionale di educazione, coordinatore regionale di educazione fisica dell'ufficio scolastico regionale. Che dire, questo grande evento, che ho detto sportivo e non solo, si sta svolgendo in un ambiente particolare, tra trabocchi, riserve naturali. Sindaco, partiamo da lei, una scommessa già vinta. Una scommessa sportiva, una scommessa vinta, come ho detto anche stamani. Siamo partiti da un Covid che mordeva, siamo arrivati oggi con un'apertura, una certa libertà che premia questo evento meraviglioso che si cala naturalmente in un contesto bello, bellissimo, che è quello della città e della comunità abruzzese. 400 atleti, 15 discipline sportive, questa 18esima edizione dei Giochi del Mare organizzata dalla FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, anche in collaborazione con la Regione, il Comune di Vasto, Capitaneria di Porto, la ASL numero 2 e la Protezione Civile. Presidente Matteoli, insomma tutti insieme per ricominciare a credere anche negli eventi sportivi. Assolutamente sì, anch'io come dicevo stamani, ce n'erano già stati di eventi sportivi, c'era stato l'internazionale di tennis, c'è stato ovviamente il campionato di calcio, ma un evento multidisciplinare con molte discipline diverse, di federazioni sportive diverse, è la prima volta che si riparte. Se non altro e non per altro, uno dei progetti che porta avanti la federazione lunedì e martedì con i ragazzi delle scuole, che poi ne parlerà meglio Passacantando, si intitola Ripartiamo. E quindi proprio il titolo, è un evento bellissimo, io sono per ora sono felicissimo dell'andamento. C'è stato un esordio grandioso con due record mondiali. Sì, ieri mattina abbiamo fatto due prove di apnea con un atleta normodotato e con un atleta diversamente abile, e entrambe hanno stabilito un nuovo record mondiale, una con 70 metri, l'atleta diversamente abile, che peraltro è di qui, sì, infatti, abruzzese. È abruzzese, e l'altro fatto da una nostra atleta che fa dei record mondiali in piscina anche notevolissimi, che ha fatto 150 metri. Una Livia cosa Bregonzio. Bellissima. Esattamente, Livia Bregonzio. Quando ho detto che si parla di sport ma non solo, perché? Perché c'è anche questa sfida che voi state facendo. Sì, ce ne sono due di sfida, a dire la verità, che sono entrambe finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e anche con l'appoggio del MIURE naturalmente. Una che riguarda i ragazzi, un progetto che si chiama Ripartiamo, come dicevo, certo, e che è legato alla lotta alle dipendenze che i ragazzi possano avere. E quelli di una certa età, ovviamente la droga, ma non è questo il caso. In questo caso qui il progetto è contro il game disorder, cioè contro la dipendenza da videogiochi, cioè cercare di riportare i ragazzi all'esterno, a giocare all'aperto, a fare giochi che abbiamo tutti bisogno di uscire di casa e uscire all'aperto. E l'altro fatto in collaborazione con Gemelli, con l'Università Cattolica, che si chiama Sprint for Fishing, che è invece rivolto agli over 65, quelli un po' vecchiotti come me praticamente. Come tanti. Sì, come tanti. E che è l'idea di prevenire problemi di salute facendo sport a quelli che hanno più di 65 anni. Un progetto, quello scientifico, col professor Landi, che verrà domani sera, sarà qua, e che prevede una serie di visite e poi seguirli in maniera medica per vedere i eventuali progressi dopo che hanno fatto sport. Bene, passiamo il microfono ad Antonello Passacantando. Stiamo parlando proprio dei giovani, di avvicinare il giovane alla cultura anche dello sport e diciamo anche dello stile di vita sano. In effetti questo evento conferma come scuola e sport sono amici di banco. Io questo lo dico sempre, anche perché il soggetto è sempre lo stesso, è lo studente alunno di mattina ma è l'atleta di pomeriggio. Questa è la condizione essenziale. Dagli ultimi dati proprio confermati dalla sottosegretaria Vezzali proprio pochi giorni fa,
ci conferma che purtroppo durante il lockdown il 48% di bambini hanno abbandonato l'attività sportiva e il 30% di adolescenti. Questo è l'impegno che come Ministero dell'Istruzione, ma come federazione e anche come mondo sportivo dobbiamo impegnarci, proprio come dice il Presidente Mattioli, a una ripartenza. Dobbiamo combattere questa situazione e mi permetto di fare un ringraziamento particolare alla FIPSAS, perché è una delle poche federazioni che, oltre a curare l'aspetto ovviamente sportivo, tecnico, sportivo federale, ma è una federazione che si interessa anche su progettualità, che collabora con noi del Ministero su un discorso prettamente culturale e didattico abbinato allo sport. Quindi anche noi come mondo scuola faremo questi progetti che io ho già valutato con i collaboratori del Presidente Matteoli, che sicuramente porteremo avanti, ed è anche un mio impegno di parlarne a livello centrale col Ministero per poter propagandare queste progettualità a livello nazionale. Questo è il nostro scopo, questa è la nostra missione, quindi ho sempre detto che lo sport e scuola non sono due cose separate, ma devono camminare a braccetto sotto braccio per il bene dei nostri giovani. Sicuramente. Io prendo il microfono e ripasso al sindaco, gentilmente. C'è una bellissima atmosfera, perché mentre stiamo parlando si sentono palline, le racchette, quindi si stanno disputando queste gare. Insomma, è un segnale forte, perché volevamo tutti ripartire e mi sembra che si sta dando proprio, si sta percependo questa ripartenza. È una rinascita importante questo evento, e con questo evento si riparte per le manifestazioni, sempre sotto la normativa Covid naturalmente, ma una ripartenza importante. Per questo ringrazio la FIPSAS, ringrazio il Presidente, ringrazio tutta la dirigenza della FIPSAS e gli organizzatori, naturalmente gli sponsor, il Comune, la Regione. È molto significativo perché i ragazzi, gli atleti, diciamo la società tutta si aspettava prima o poi che si ritornasse a una certa libertà. Oggi abbiamo celebrato a Vasto anche un dato importante, 30.000 vaccini dal 9 aprile ad oggi, quindi una media di 1.500 vaccini al giorno, un punto vaccinale che ha significato molto anche rispetto a questo evento. Certo, ripassiamo il microfono al Presidente e parliamo delle donne. Abbiamo parlato dei due record, però le donne in queste prime giornate stanno trionfando un po' anche nelle altre discipline, non solo per l'apnea. No, assolutamente. E nell'apnea lo sapevamo, perché certo, in questo momento la forza della federazione è più nelle donne, cioè abbiamo donne che hanno record mondiali e titoli mondiali, mentre su maschietti siamo un po' più debolucci. Ma oggi mi ha meravigliato anche il nuoto finnato, perché nel nuoto finnato oggi sapevo che c'era una campionessa assoluta che avrebbe vinto a mani basse, che si chiama Zacchetti, perché vince medaglie ai campionati del mondo e compagnia, però mi hanno meravigliato anche le categorie dei ragazzi più giovani e le ragazze, perché sono partiti insieme, ragazzi e ragazze hanno fatto gara insieme, ma le ragazze hanno dato veramente pista agli altri. Se posso dire una cosa, oggi è anche la giornata mondiale dell'ambiente. E la federazione è anche un'associazione di protezione ambientale, perché non ci facciamo mancare niente, si fa un po' di tutto, non si fa solo record mondiali. E oggi in 5-6 località marine in giro per l'Italia, in Puglia e anche qui a Vasto, abbiamo fatto una cosa che si chiama puli fondali, cioè con i nostri subacquei, perché abbiamo dei subacquei, siamo andati in 4-5 porti a levare quello che la gente con scarsa civiltà butta in mare, e quindi credo che abbiano raccolto un po' di robetta. Quindi Anche questo vi dà merito, e dobbiamo anche dire a proposito di foto subacquee che ce ne sono bellissime, perché fanno parte anche dei giochi del mare. Assolutamente, ci sono una gara di fotografia subacquea. Esatto, poi ci sono anche nuove discipline come il tennis da tavolo, sì, il ping pong, TTX, sì. Lei si è cimentato, per esempio. Sì, ho fatto un'orrenda figura, devo dire la verità, proprio un'orrenda figura, perché ho scoperto, e non lo sapevo, che la pallina è molto più grande di quella a cui io ero abituato, molto più pesante di quella a cui ero abituato. Mi hanno spiegato che la scusa è il vento, perché si fa all'aperto, ma il problema è che rimbalza molto meno, per cui io non andavo a farfalle praticamente. Ma abbiamo visto partecipare comunque giovani, donne, bambini, insomma è stata una cosa poi molto coinvolgente. Noi di una certa età, insomma, se ne parlavo prima con Passa cantando, l'oratorio, quindi da quel tempo tutti i pomeriggi dopo la scuola si andava in oratorio. Puntiamo sui giovani e torniamo alla scuola.
Quale altra iniziativa? C'è proprio un'iniziativa lunedì e martedì con le scuole? Infatti lunedì e martedì abbiamo definito queste due giornate come ricerca del talento. Lunedì avremo studenti della scuola primaria e primo grado, mentre martedì secondo grado. Abbiamo anche un discreto numero, penso di superare più di un migliaio di studenti in queste due giornate che si cimenteranno in queste 15 discipline sportive. Ho detto, non faranno solo sport, perché faranno anche studio, come ho saputo oggi, con dei tecnici della Federazione della FIPSAS a livello di studio di biologia marina, studio delle acque, dei pesci e quant'altro. Quindi è una giornata prettamente di cultura, ma cultura abbinata allo sport. Che auguriamoci soltanto una cosa, che siano delle belle giornate a livello di tempo meteorologico. Sono convinto, perché io in questi giorni lo devo dire, sprizzo di felicità, perché il primo evento che rifacciamo dopo un anno è abbondante, e quindi penso che sia proprio da vasto, c'è questa ripartenza per la nuova vita. Io poi che sono aquilano, quindi un po' il discorso della resilienza ci credo, quindi ripartiamo per questa nuova resilienza per il bene dei nostri giovani. Grazie, e per concludere di nuovo al sindaco le faccio la domanda che le ho già fatto, ma mi piace rifargliela nuovamente: cosa si aspetta da questo evento, qual è il suo auspicio? Ma sicuramente l'auspicio è quello, come dicevano i dirigenti della FIPSAS, il presidente, è quello di un ricominciare tra tutti, ricominciare con lo sport, e anche un lasciare sulla città, sulla comunità abruzzese, un patrimonio di valori, di principi che sono quelli che tipici dello sport, anche dello sport d'acqua, ovvero quello di gareggiare con regole, con generosità, con solidarietà, di esserci, di battersi per vincere ma anche per perdere, ricominciare per vincere. Quindi una rinascita da vasto per lo sport abruzzese, per lo sport del sistema paese, mi auguro, insomma, per tutti quanti. E l'auspicio un po' di tutti, confermato. Tutto confermato. Una battuta a lei, presidente Matteoli, perché ha apprezzato la nostra bella costa dei Trabocchi, ha apprezzato questo bellissimo mare di Vasto? No, assolutamente, io non lo conoscevo proprio Vasto, come Vasto non lo conoscevo, ero stato fino a San Benedetto e compagnia, però molto 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 bello. Anche stamani c'è la zona, abbiamo avuto tanta fortuna, perché per il nuoto finnato temevamo, siccome l'abbiamo fatto in mare aperto, non dalla parte del porto, perché nel porto c'erano tanti problemi con le navi che entravano e uscivano, e facendolo in mare aperto avevamo paura che ci fosse molto vento, perché spesso c'è un po' di vento, e con tanto vento, siccome quelli che fanno apnea o nuoto pinnato devono seguire un cavo, perché altrimenti vanno a giro per il mare e poi mi tocca andare a riprendere in Croazia, e quindi si tira su la sabbia, diventa tutto molto opaco e quindi diventa difficile. Invece ho avuto due giornate bellissime, credo che anche lui volesse ripartire. Sicuramente. La sfida, il microfono? La sfida che lanciamo alla FIPSAS è uno sport d'acqua vastese tipico, che è il brevetto di pesce. Ah. Quindi faremo una degustazione di brevetto di pesce che si unisce alle bellezze meravigliose della nostra città. Grazie. Bene, concludiamo proprio con questo brevetto di pesce. Si conclude questo primo dei due approfondimenti che Rete 8 dedicherà ai giochi del mare. Evviva questi giochi, grazie ai miei ospiti e grazie a voi per averci seguito.